Scattano da oggi le nuove regole nelle scuole in caso di alunni o personale risultati positivi al Covid. La differenza sostanziale rispetto ai precedenti protocolli sta nella gestione dei positivi vaccinati e di quelli non vaccinati. Nel caso in cui un alunno risulti positivo, i compagni vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi vengono sorvegliati tramite due test, uno immediato e l'altro dopo 5 giorni, mentre per quelli non vaccinati viene disposta la quarantena di 10 giorni, anche se negativi al primo esame. La quarantena diventa automatica per tutta la classe solo in caso di 3 positivi. L'obiettivo, ovviamente, è svolgere il più possibile le lezioni in presenza. Noi come sindacati abbiamo sempre sostenuto la necessità di una scuola in presenza, perché riteniamo che sia non discriminante e che sia l'unico modo veramente per garantire l'istruzione. In questo contesto, quindi, apprezziamo la volontà di limitare il più possibile i casi di quarantena e di isolamento. Parliamo di 3 per classe, con una differenza anche negli ordini di scuola, perché questo discorso non vale per i bambini dell'infanzia, che essendo quelli più fragili e sicuramente non possono essere vaccinati, per loro c'è la quarantena di 10 giorni e una serie chiaramente di test e di tamponi per valutare in itinere la situazione di eventuali contagi o no. Ecco, poi c'è anche una differenza in caso di positività appunto fra vaccinati e non vaccinati. Qui parliamo naturalmente di ragazzi sopra i 12 anni. In caso si riscontri il contagio in studenti che abbiano già avuto la somministrazione del vaccino o che si siano negativizzati negli ultimi 6 mesi, è prevista soltanto la sorveglianza. Nel caso invece l'alunno contagiato non ha ricevuto il vaccino anti-Covid, lì è prevista la quarantena. Se l'autorità sanitaria ha portato avanti questo protocollo, immagino che l'abbia fatto in base, anzi sicuramente lo ha fatto in base a dei dati scientifici, quindi poi su eventuali polemiche che ne possano nascere non posso essere io a rispondere. Quello che invece mi preme dire è che in questo protocollo sono state date delle mansioni ulteriori ai dirigenti scolastici o comunque ai delegati dai dirigenti scolastici, i cosiddetti responsabili Covid, che se è vero che devono comunicare i dati al Dipartimento di Prevenzione, è anche vero che devono fare una serie di operazioni, tra cui anche in emergenza stabilire la chiusura di una classe o di un plesso, ma soprattutto di dover ritrovare tutti i contatti dell'eventuale contagiato per trasmetterli all'autorità, e questo togliendo del tempo prezioso all'attività didattica.